Pandora. Oggi possiamo parlare del libro che è al centro della nostra puntata attraverso il ricorso a un racconto, a una sorta di favola. C'era una volta una serie di intellettuali che si chiamava il Club di Roma, che alla fine degli anni 60, guidati da Aurelio Peccei, decisero di cominciare a studiare in maniera scientifica quello che potrebbe diventare il futuro del nostro pianeta. Ovvero essi si chiesero: ma siamo sicuri che le ideologie che guidano i capi di Stato, i governi e le grandi aziende del nostro pianeta siano orientati davvero al benessere comune e non piuttosto alla progressiva distruzione delle risorse naturali? E questo indifferentemente che si parli di paesi a guida capitalistica o comunista. Ebbene, essi diedero mandato ad alcuni scienziati di studiare attraverso il ricorso anche a strumenti informatici che all'epoca erano ancora agli albori, quali sarebbero stati gli effetti della mano dell'uomo appunto sulle risorse dell'intero pianeta. Ne uscì un primo libro che si chiamava I limiti dello sviluppo, che venne pubblicato nel 1972. In esso si analizzavano vari scenari a cui avrebbe portato appunto l'azione dell'uomo attraverso il passare dei decenni. Molti di questi scenari, va detto, erano alquanto pessimistici sulla fine che avrebbe fatto il nostro pianeta, se non addirittura catastrofici. Questo perché, a detta di quanto diceva appunto il gruppo del Club di Roma, l'uomo non aveva affatto sviluppato la sensibilità adatta per correggere la rotta. A distanza di 30 anni, nel 2002, venne pubblicato un nuovo libro, I nuovi limiti dello sviluppo. Gli autori sono Donella Dennis Meadows e Jorgen Randers dell'MIT di Boston. Ad essi è stato affidato il compito, anche attraverso il ricorso a un sofisticato strumento informatico World 3, di riprendere quel cammino di conoscenza e di studio del pianeta Terra. A quali conclusioni sono giunti col passare degli anni? Innanzitutto essi notano che la situazione non è certo migliorata rispetto a quell'epoca dei primi anni 70. Si pensa che la popolazione è aumentata considerevolmente nel passare del XX secolo. Se nell'anno 1900 la popolazione mondiale consisteva di 1,6 miliardi di individui, nel 2002, anno di pubblicazione del libro, si era arrivati già a 6 miliardi e sappiamo che 15 anni più tardi, ovvero oggi, la popolazione ammonta a circa 7 miliardi e 400 milioni ed è tornata ad aumentare vorticosamente. Si pone quindi il problema di come nutrire tutte queste persone che vivono sul pianeta e anche qui la situazione non è affatto rosea. Questo perché se è aumentato in maniera importante il know-how, la conoscenza che riguarda la coltivazione, ad esempio, dei cereali, va detto che in alcuni casi questa accresciuta capacità di coltivazione ha anche portato un depauperamento delle risorse del terreno, dell'humus, e ha fatto sì che molti di questi terreni non potranno essere più coltivabili a lungo tempo, perché il terreno necessita di continue cure, che invece un'economia basata semplicemente sullo sfruttamento non permette né viene considerata e contemplata. Poi va detto che molte terre coltivabili vengono semplicemente spazzate via perché destinate ad altri usi. Ad esempio, negli Stati Uniti si calcola che diverse migliaia di ettari ogni anno vengano destinate a diventare pavimentazione stradale. In altri paesi, ad esempio del lontano est, terreni che sono più che buoni per la coltivazione vengono destinati a diventare campi da golf per i ricchi turisti che arrivano dall'Occidente. Molte città come Giacarta, la capitale dell'Indonesia, si espandono a danno delle periferie e soprattutto appunto delle zone coltivabili. In questo quadro occorre che vi sia da parte dei governi del mondo una diversa consapevolezza che deve riguardare anche innanzitutto il benessere dei propri cittadini che, secondo lo studio di Randers e di Meadows, viene invece messo sovente in secondo piano. Nel libro di Donella Dennis Meadows e di Jorgen Randers viene anche preso in considerazione il problema
delle risorse planetarie come il petrolio. Il petrolio, viene detto, troverà un suo declino nell'estrazione già nella prima metà del nostro secolo. Sappiamo, ad esempio, che negli Stati Uniti più della metà delle quantità di petrolio esistenti sul suolo americano sono già state estratte e ormai, è cominciata una forte esportazione verso l'America, e lo sappiamo bene anche per le guerre che gli stessi Stati Uniti hanno causato nei primi 15 anni del XXI secolo. Si tratta quindi di uno scenario che rischia di diventare assai fosco, dove addirittura l'acqua comincia a diventare una risorsa assolutamente necessaria e che può causare anche conflitti. Infatti, alcuni paesi, non pochi paesi, devono scegliere se approvvigionarsi di acqua o di cereali. Quindi anche lo stesso mercato dei cereali comincia a diventare asfittico e occupato da troppi pretendenti. Bisogna dire che alla fine della lettura di questo libro ci si pone il problema di quale sia il finale di questa favola, che è un po' una favola nera. Rimane piuttosto un romanzo postmoderno alla Italo Calvino o all'Umberto Eco, in cui, appunto, che vi sia o no un happy end è affidato alla buona volontà del lettore o dei lettori, alla loro capacità di guardare oltre l'immediato e al futuro dei propri figli e dei propri nipoti.